Sì, molto bene, grazie. Sapete, questo è probabilmente il miglior posto di New York per gustare le omelette. Sono favolose. Hanno poco da invidiare a quelle di Mère Boyard. Sì, è un piccolo ristorante in Normandia. Ci vado sempre quando sono in Francia. L'uomo seduto laggiù è Lester Boyd, accanto a quella ragazza carina. Fa il reporter per un quotidiano. Ed è davvero in gamba. Obiettivo, sincero, onesto. Per quello che mi riguarda, ha un unico difetto. È profondamente convinto che la penna sia più forte della spada. Il mio idealismo non arriva davvero fino a tanto. Oggigiorno si deve combattere la fissione nucleare con... Beh, sono sicuro che avete capito. Oh, scusatemi. Salve, Lester. Auguri per la trasmissione di stasera, non la perderò. Grazie. Simon, ti presento la ragazza che intendo sposare. Tesoro, questo è il famoso, o famigerato, Simon Templar. Pertanto stasera denuncio i fatti. Io accuso Nat Grendel, il più che mellifluo, il più che distinto, ma completamente corrotto capo del sindacato dei trasportatori, di estorsione, frode, malversazione, truffa, rapimento e omicidio. Come ha fatto Grendel ad arrivare al suo posto? Perché molto tempo fa ha scoperto che le elezioni col sistema democratico funzionavano molto meno delle elezioni fatte con i voti comprati. O con il semplice espediente di sparare alle spalle del candidato avversario. Ed ecco a voi la viva immagine di Nat Grendel. 15 arresti, 7 rinvii a giudizio, ma nessuna condanna. Perché? I testimoni spariscono o muoiono. Nella mia rubrica di domani sera vi darò fatti e cifre. Vi dimostrerò che Nat Grendel ha abusato della fiducia concessagli da migliaia di operosi e onesti membri del sindacato, approfittandone. Quanto sa sul tuo conto? Un bel po'. Ma non mi sembri preoccupato. Infatti, tra 30 minuti esatti Lester Boyd sarà morto. E a nome del New York Evening Herald, Lester Boyd vi ringrazia dell'attenzione e vi saluta. Chiuso, signor Boyd. Beh, amore, come me la sono cavata? Vuoi davvero che te lo diciamo? Voglio che Jenny me lo dica. Bene o male? Bene per il giornale, male per Grendel, molto male per te. Cosa le hai raccontato, Fernac? Ascolta, Boyd, Grendel è pericoloso. Se tu credi che se ne starà tranquillo mentre gli metti il cappio al collo, tu sei un pazzo oppure un deficiente. Lascia fare alla polizia. Riusciremo a farlo condannare, prima o dopo. Oh, certo. Ma quando? In ogni caso, troppo tardi. Ascolta, Fernac, anche tu, Jenny. Non sono un pazzo, ma neanche un eroe. So che Grendel tenterà di distruggermi prima che io arrivi a distruggere lui. Ma il fatto è che io sono l'unico che può smuoverlo, farlo uscire in campo aperto. E per quanto abbia una paura matta, sì, lo confesso, ho una gran paura. Sono deciso ad andare in fondo. Non posso tirarmi indietro. È impossibile. Va bene, Boyd. La pelle è tua. La polizia cercherà di proteggerti al massimo. Ti aspetto di fuori. Grazie, Fernac. E di che? È il mio lavoro, no? Ah, Boyd. Sì? Auguri in ogni modo. Coraggio, cara. Andrà tutto bene, te lo prometto. Tesoro, sarà finita fra un paio di giorni. Finita per chi? Per te o per Grendel? Capisco quello che provi, Jenny. Davvero, Lester? Capisci davvero quello che provo? Sai che sono terrorizzata al pensiero di quello che può capitarti. Lo sai, Lester? Non mi interessa chi sia Grendel o che cosa abbia fatto. A me interessa solo la nostra vita insieme. Jenny, io ti amo. Ti prego.
Lester, hai sentito cosa ha detto Fernack? Lascia che ci pensi la polizia. È già tardi, ho ancora un articolo da scrivere. Boyd stasera è in ritardo. Calma, per favore. Ricci dovrebbe aver già telefonato. Telefonerà. Sì? In questo momento sta arrivando la sua macchina. Sì, c'è anche lui. Ti richiamerò. I miei uomini verranno su con te a dare un'occhiata all'appartamento. Poi resteranno fuori della porta per tutta la notte, d'accordo? Bene, grazie. Abbi cura di lei, Fernack. Pronto? Non ci manca molto, capo. Penso 30 secondi al massimo. Venga, la riporto a casa. No, ferma, resti qui. Obbedisca, resti qui. No. No. Sentito, capo? Già, ho sentito. Il signor Lester Boyd non è più tra noi. Volevo raccogliere i caduti sul campo. Molto umanitario da parte tua. Ma questo non è neanche ferito, mi pare. Davvero? Guarda, è del tutto indenne. Ma guarda che roba. Mi sono sbagliato in pieno. Mi pare di sì, Oppi. È meglio rimettere tutto a posto. Pezzo per pezzo. E in futuro solo io farò il tè. Il tè. Ma sentilo, vuoi fare un favore ed ecco cosa ti capita. Solo perché volevo togliere di mezzo un po' di bottiglie vuote, ti accusano di avere un secondo scopo. Occulto, Oppi. Già, addirittura. C'è da pensare che lei non si fida di me. Beh, nessuno è perfetto, capo. Lei è arrabbiato con me, capo? No, Oppi, non sono arrabbiato. E adesso perché non fai un po' di caffè, eh? D'accordo, capo. Prima rimetto a posto le bottiglie, Che cosa succede? Hanno assassinato Boyd. Oh, no. Ucciso da una bomba nel suo appartamento. Povera Jenny.
Ed è evidente chi è stato. Già. Non può essere stato che Nat Grendel. È incredibile, incredibile. Perché la polizia non va ad arrestarlo? Perché ha 10 avvocati che gli assicurano l'impunità. E lei che cosa vuol fare, capo? Riprendo da dove Lester Boyd si è fermato. Pronto, New York Evening Herald? Sono Simon Templar. Vorrei parlare al direttore, per favore. Signor Templar, lei conosce Victor Raisel? Non di persona, ma so chi è. È uno dei migliori giornalisti che New York abbia mai avuto. Alcuni anni fa lo accecarono con il vetriolo perché aveva tentato di fare come Lester. Ora Lester Boyd è stato dilaniato da una bomba. E lei vuole riprendere da dove Lester ha lasciato. Grosso modo, questa è l'idea. Perché? Forse perché mi sento l'animo del giornalista. O perché odia Grendel almeno quanto l'odio io. Signor Clinton, allora, accetta o no? Non saprei. Lei gode della reputazione di essere un uomo che prende la legge nelle sue mani. La cosa non mi garba. Insomma, secondo lei, io non sarei convinto che la penna colpisce più a fondo della spada. Perché? Ne è convinto? No. Personalmente penso che se lei imbottisse di piombo Grendel, farebbe un favore a tutto il paese. Ma non è questo che voglio. No, io dirigo un quotidiano. Sosterrò tutto quel che lei vorrà scrivere. Rischierò anche delle querele. Ma non desidero alcuna violenza. Siamo intesi? Perfettamente. Mi dà la sua parola d'onore che lei fisicamente non attaccherà Nat Grendel in alcun modo? Assolutamente. D'accordo. Benvenuto nella redazione del New York Evening Herald. Grazie. Dunque, dove posso trovare il materiale d'archivio su Grendel? Gli appunti di Boyd? Non può. Perché no? L'archivio di Boyd è stato distrutto. Con l'esplosione l'appartamento si è incendiato. Ma non potremmo mantenere il segreto. Anzi, si dovrebbe pubblicare esattamente l'opposto. Cioè che gli appunti di Boyd sono al sicuro in mano mia. Sì. Sì, questo è possibile. Però stia attento, Templar. Non vorrei pubblicare il suo nome nella colonna dei necrologi. Io ci tengo meno di lei. Le occorre nient'altro? Per ora nulla. Ci rivedremo. Sì, signor Clinton? Telefoni allo studio televisivo e faccia preparare dei brevi annunci. A che proposito? Avvertano che la rubrica di Lester Boyd andrà ugualmente in onda. Stessa ora, stesso argomento. Solo sarà Simon Templar a presentarla. Templar? Ma non è quello che chiamano... Esatto. Il santo. Ehi, capo, lei in televisione. Potrebbe anche diventare una stella. Un altro Jack Benny, un altro Bob Hope. Ehi, addirittura una Rita Fagiano. Come hai detto? Ho detto Rita Fagiano. È una ragazzetta simpatica che si picca di cantare. Oh, beh, mi fa crepare da ridere. Hoppy, mi auguro che non ti offenda, ma non capisci niente. Ora hai capito? Oh, sì, certo, capo. E se fiati ancora, prima che abbiamo finito di leggere questi appunti... Oh, John Henry, sei arrivato giusto in tempo. Mi manca un po' di materiale su Nat Grendel. Si può sapere che diavolo vuoi fare? Dovrà apparire in televisione stasera, tenente. Uno show tutto per sé. Questo lo so. Quello che non so è il perché. Sputa, Templar, qual è il tuo obiettivo? Il medesimo tuo, direi. Lo stesso di Lester Boyd. Sì, ma chiariamo una cosa. Se c'è uno che metterà le grinfie su Grendel, quello sarò io in persona, la polizia. Non escludo che ci vorrà del tempo per prenderlo, ma sarà secondo la legge. Io ti avverto, so che tu combatti il fuoco col fuoco. Ma se tu sgarri anche di un mezzo millimetro, ti inchiodo al codice penale, siamo intesi? Sì, signore. Lo spero per te, perché se capita qualcosa a Grendel, ripeto, qualsiasi cosa, saprò dove rivolgermi, qui. Thank you.
Fra 5 minuti si va in onda, un po' di silenzio, per favore. Andiamo, mettetevi a posto. Mi dispiace, si va in onda fra 5 minuti. Va bene, Templar, andiamo. Hai sentito cosa ha detto il regista? Andiamo in onda fra 5 minuti. No, tu non vai in onda, tu vai in galera. Sotto quale accusa? Tentato omicidio di Nat Grendel. Avanti, Templar. Puoi protestare quanto ti pare, ma stasera qualcuno ha sparato contro Grendel e tu sei l'unica persona con tanto fegato da farlo. Tu sei in errore, John Henry. In primo luogo, non sparo alla gente per la strada, neanche a rospi come Grendel. In secondo luogo, anche abbassandomi a tanto, non l'avrei mancato. In ultima analisi, questo tipo di intervento non è da me. È troppo rozzo, manca di finezza. Hoppy, tu che mi conosci molto bene, non saresti disposto a giurare che io sono incapace di un tentativo di omicidio talmente privo di dignità professionale? Hoppy! Non me la sentirei, capo. E perché no? Beh, non ho capito che cosa vuol dire. Abbiamo recuperato la pistola. La tua pistola. Che cosa? L'ho trovata io stesso di fronte all'appartamento di Grendel sul marciapiede. E sei sicuro che sia mia? Non hai un permesso per una Beretta 32? Infatti è una Beretta. Ora ne stanno controllando il numero di matricola. E tu speri che corrisponda al mio nome? Beh, se non sarà così riceverai le mie più umili scuse. Fernac, quando comincerò a fare errori così marchiani, non avrai bisogno di venire ad arrestarmi. Verrò io stesso a costituirmi. Ispettore Fernac al telefono. Ah, di qua. Fernac, sì? D'accordo, grazie. Brutte notizie. La pistola non è la tua. Oh, John Henry. Non me le offri le tue umilissime scuse? Va all'inferno. Andiamo, ragazzi. Eppure un giorno anche lui verrà promosso. Te la sei cavata per il momento, ma quello che ti ho detto vale ancora. Un passo, basta un passo falso e ti sistemo io. Sì, signore. Oh, John Henry. Così, per curiosità, la pistola di chi era? Di Lester Boyd. Allora che cosa fa, signor Templar? Parlerò. Ricci, sei davvero sicuro di non aver visto chi mi ha sparato contro? Sicuro. Non hai visto proprio nessuno? No, nessuno. Neanche io ho visto nessuno. Me l'immaginavo. So di avere nemici. Nella mia posizione è logico. Ma vuoi conoscerne il nome, non è vero, Nat? Altrimenti ti terrorizzi. Verna, tu fai lavorare le meningi, non è per questo che ti tengo in casa. Buonasera. Mi trovo qui stasera perché l'uomo che dovrebbe essere seduto a questo posto è morto. Come sapete, pochi minuti dopo la fine del programma trasmesso ieri, Lester Boyd è stato fatto a pezzi da una bomba messa nel suo appartamento. Un uomo di coraggio, un ottimo giornalista, è stato brutalmente ucciso per aver detto la verità sul conto di Nat Grendel, capo del Sindacato Nazionale dei Trasportatori, il quale ha ora aggiunto un altro crimine alla lunga lista dei suoi delitti contro i membri del suo sindacato e contro lo Stato. Grendel, se sei davanti al televisore... Però è simpatico. Voglio che tu sappia... Chiudi il becco. Lester Boyd può essere morto, ma la sua voce è ben viva in queste note... Nella documentazione dei tuoi delitti. Spegnilo. Nella tua sordida vita privata. I lavoratori e gli iscritti al sindacato in tutto credevo il paese... Credevo che quelle carte fossero bruciate. Anch'io lo credevo. C'è un altro lavoretto per i guastatori. Capo, lei è stato grande. È stato veramente un asso. Grazie, Hoppy. Non è la prima volta che me lo dici. È stata una gran serata. Un'occasione che va celebrata, mi spiego? Ti spieghi magnificamente, Hoppy. Ritieni che sia stata scoperta una grande personalità della televisione e perciò si impone che sia battezzata nell'alcol, esatto? Oh no, capo, pensavo solo di aprire una bottiglia. Fai pure, Hoppy. Oh, grazie, capo. Ma un bicchiere soltanto, capito? Un bicchiere soltanto, abbiamo da lavorare stasera. Certo, capo, solo uno. Quello che dobbiamo fare ora è studiare la prossima mossa.
Tu sai, Opie, che le vie del male sono piuttosto prevedibili. E se Grendel si muove nella direzione che prevedo, non passerà molto tempo prima che... Grazie. L'unico modo di collegare Grendel con la bomba sarebbe di metterlo contro un muro e cominciare a picchiarlo finché non confessi tutto. Ma il giudice non accetterebbe il metodo. Beh, alla salute. Salute. Ho obbedito, capo. Un bicchiere solo. E lo chiami bicchiere? Oh, non deve protestare così, capo. È una serata eccezionale, in fondo. Zitto. C'è qualcuno alla porta. E perché non suona il campanello? Nat Grendel si è mosso. Avrà mandato un emissario a proporre dei patti. Jenny! Signor Templar, dovrei parlare con lei. Beh, tolga il dito dal campanello e si accomodi. Oh, mi scusi. Io... Chiama il dottor Grant, il numero è là sopra. Digli che è urgente. Dottor Grant, come sta la ragazza? Oh, riuscirà a cavarsela. Non è grave come lei temeva. È viva, è magnifico. Vuole qualcosa da bere? Ha l'aria stanca? Sono stanco di parecchie cose. Cosa vuol dire? Chi ha bendato la ferita? Io stesso. Un lavoro ben fatto. Le dispiace raccontarmi il resto? Circa mezz'ora fa ho sentito suonare alla porta. Ho aperto e ho visto Jenny. Mi è svenuta fra le braccia. La conosceva bene? Non molto, per la verità. L'ho vista una volta. Lei sa che devo fare la denuncia alla polizia? Me ne rendo conto, ma le sarei grato se stavolta potesse evitarla, se non vuol vedere la sua paziente in prigione. Vede, fino a ieri sera Jenny Allan era fidanzata con Lester Boyd. Lester Boyd? Lo conosceva? Di fama e lo ammiravo moltissimo. Allora lei saprà come è morto. Sì. L'ho letto, qualcuno gli ha messo una bomba in casa. Nat Grendel. Lei ha le prove? No. No, lui non fa mai niente di persona, non ne ha il fegato, però è il mandante. Io lo so. E la polizia lo sa pure. Ecco perché, per vendicare l'uomo che amava, questa povera ragazza ha voluto farsi giustizia da sé. Poche ore fa ha provato ad uccidere Grendel. Nella sparatoria lei è rimasta ferita. Beh, farò un salto in mattinata. Dottore, ho il massimo rispetto per l'etica professionale, glielo assicuro, ma in questo caso... Le consiglio di non muoverla prima di un paio di giorni. Capisce? In caso di polmonite... Grazie. Buonanotte, Simon. Buonanotte. Capo, cerchiamo un altro dottore alla svelta. Ma perché, Opie? Polmonite, ma quello è cieco. Anche un veterinario poteva arrivarci. Tu non hai capito un bel niente. Il dottore, in diretta... Per ora l'importante è sapere quale sarà la prossima mossa di Grendel. Se ha predisposto la mia eliminazione, vorrei sapere come, dove e quando. E come si fa a saperlo? È semplice, Opie. Mi faccio una bella dormita e domattina andrò da Grendel e glielo chiederò. Ah, sì, io non ci avrei mai pensato. Chiederglielo. A lui in persona. Sebbene io apprezzi in pieno la mirevole attività svolta dal vostro ente a favore dei bambini minorati, mi dispiace comunicarvi che i fondi del nostro sindacato sono troppo esigui per permetterci di offrirvi un contributo. Ricci? Sì, signor Grendel, ci penso io. Chiunque sia, sono occupato. Va bene.
Mi dispiace comunicarvi che i fondi del nostro sindacato sono troppo esigui in questo momento per permetterci di offrire un contributo. Distinti saluti, eccetera, eccetera. Levati dai piedi. Signor Grendel, è entrato con la forza, gli ho detto che lei era occupato. Vattene. Mi ha storto il braccio prima che mi rendessi conto di quello che voleva fare. Ho detto vattene. Va bene, Ricci, puoi andare. E cerca di non farci disturbare. Sì, signore. Beh, Templar, sputi fuori. Che cosa vuole? Soltanto vedere come vive l'altra metà. Quella disonesta. Io non riesco a capirla, Templar. Che cosa c'è dietro questa sua crociata? Qual è il suo scopo? È uno scopo molto chiaro. Si dà il caso che io non tolleri i farabutti, come i capi di sindacati che ne sfruttano i membri. Parla come un esaltato un boy scout. Tu sei un parassita e un ricattatore. Dozzine di uomini sono stati malmenati dai tuoi sicari solo per aver votato contro di te, sperando di mettere un sindacalista onesto al tuo posto. Lester Boyd avrebbe potuto smascherarti, ma tu lo hai fatto uccidere vigliaccamente. Le prove? Non ne ho. E non ne ha la polizia. Io penserò a toglierti di mezzo. Ne è davvero convinto? L'archivio di Lester Boyd è in mie mani. E perché non se ne è servito? Non dovrai fare una fine troppo dolce, Nat. Devi sudar freddo per qualche giorno. Devi restar sveglio per un po' di notti. Hai fatto un bel po' di strada. Peccato che non hai acquisito un po' di onestà insieme a tante raffinatezze. E attento e di valore. Giuseppe Arcimboldo, sculture di corte degli Asburgo, dal 562 al 567, giusto? Proprio così, già. Tanto per curiosità, quanto ti è costato? Tanti quattrini. Tutti quattrini rubati, non è così? Non è cosa che la riguardi. Stia attento, le ho detto. Sarebbe un crimine distruggerla, ti pare? Ma mai un delitto come eliminare un uomo perché dice la verità. Posi la statuetta e si tolga di mezzo. Lei è un vandalo maniaco. L'avevo pagata ben $3,000. Ti hanno truffato. È un falso. Una copia fatta a Roma da Alfredo Rommini. Altrimenti non l'avrei rotta. Beh, che cosa vuoi fare adesso, Nat? Chiamare la polizia e denunziarmi per aggressione e danneggiamenti? O mi farai causa per un risarcimento? Sarà la tua parola contro la mia. Mi sono difesa con ogni mezzo e lo farò ancora. Ho dovuto farlo per arrivare alla posizione dove mi trovo. Se vuoi il potere, devi prendertelo e farlo pesare per poter avere quello che vuoi. Sa da chi è composto il sindacato? Da un mucchio di zucconi cretini che non valgono 60 centesimi la settimana. Grazie a me prendono $2.80 l'ora e quindi hanno il dovere di leccarmi i piedi. Citerò questa frase. Lei può fare quello che vuole. Lei è il numero uno sulla mia lista, Templar, e la farò pentire di tutto. Farmi picchiare non sarà sufficiente, vero? Dovrai uccidermi. Ma mi chiedo come farai. Probabilmente dovrai dare il lavoro in appalto, come al solito. Perché non hai il fegato di ammazzare nessuno, anche se fosse legato come un salame. Beh, ti lascio a rifletterci. Ma non riflettere troppo a lungo, perché potrei ripassare fra un giorno o due e spaccare qualcosa di autentico. Casomai ti sentissi particolarmente coraggioso e fossi in compagnia di qualche gorilla, approfittane per venire a trovarmi. Sono sull'elenco. 73esima strada est. Te l'ho detto, Nat. Non hai il fegato di tirare il grilletto. Glielo dico un'altra volta. Per la mascella gonfia, solo in pacchi di camomilla. Non pensare alla mia mascella. Devi fare qualcosa per Simon Templar.
Ah, come per Boyd, forse? O vuole qualche cosa di diverso stavolta? Herman, per certi miei motivi io vorrei tirare il grilletto personalmente. Non hai un aggeggio che si manovri via radio? Nat, si tratta dell'idea più recente alla quale ho lavorato in questi giorni. Dunque, qualche giorno fa è venuto un tizio nel mio laboratorio con un aeromodello per farmelo riparare. Il modello era radiocomandato. Si può controllare a 2 miglia di distanza. Così, naturalmente, ho scoperto dove l'aveva preso e ci ho preparato un piccolo aggeggio. Quanto ti ci vuole per terminarlo? Non posso aspettare che tu faccia i tuoi esperimenti. Nessun esperimento è necessario. Non le avrei mai parlato di qualche cosa che non potrei far funzionare. Lei venga al mio laboratorio domani, così là potrà assistere alla dimostrazione. E non dimentichi, ci applichi in pacchi di camomilla. Salve, dottore. Come sta? Bene, date le circostanze. Dov'è il... Il capo? Sulla terrazza. Oh, salve, dottore. Lei è anche radioamatore? Non proprio. Come sta, Jenny? È quasi ristabilita. Può alzarsi domani. Bene. A proposito, mandi a me la parcella. Non ci sono parcelle. Anch'io stimavo Lester Boyd. Lei è molto gentile. Lasci stare. Piuttosto Jenny vuol vederla. Bene. Non si trattenga molto. È meglio che non si stanchi. 5 minuti. Opie, accompagna tu il dottore. Certo, capo. Arrivederci. E grazie di tutto. Dovere mio. Dottore, potrei dirle una cosa? Coraggio. Beh, Jenny non ha la polmonite. Parola, ha una pallottola nella spalla. Oh, avevo il dubbio che ci fosse qualcosa che non andava nella mia diagnosi. Una pallottola? Già. Beh, è la vita. Capita di sbagliare. Mi dispiace di averla disturbata, signor Templar. Ma non sapevo a chi altro rivolgermi. Non ci pensi. Sono felice di averla qui. Povero Lester. Lo sa, solo quando l'hanno ucciso mi sono resa ben conto di quello che voleva fare. Riteneva fosse suo dovere combattere Nat Grendel. Il male che fanno uomini come Grendel ci sembra lontano finché non capita a noi stessi. E quando mi ha colpito sulla mia persona, quello che Lester diceva mi è apparso subito chiaro. Quello che ho fatto non è giusto, signor Templar. Ma ero come impazzita. Non ho potuto farne a meno. Lo capisco. Ma non c'è nessuno che tolga di mezzo quell'uomo. O deve continuare a uccidere, a fare del male. Jenny, presto o tardi ognuno pagherà per il male che ha fatto. Ma quando? E come? Non ci pensi adesso. L'importante è che lei si rimetta. E se fa la brava potrà andare a casa domani. Guarire non mi sembra molto importante. Forse non ora, ma in seguito. Conoscevo Lester da tanto tempo. Conobbi la sua famiglia che avevo 9 anni. Credo di essermi innamorata di Lester a quell'età. Sa una cosa? Che cosa? Non sono mai uscita con nessun altro. Mai? C'è sempre stato Lester con me. Dopo la scuola mi portava i libri e mi aiutava a studiare. Ed è stato lo stesso all'università. Balli, feste, cerimonie. Non credo proprio che riuscirò mai a vivere senza di lui. Ci riuscirà, Jenny. Lei è troppo coraggiosa per arrendersi. Come funziona, Herman? In maniera magnifica, Nat. È tanto semplice. Questo è il trasmettitore e questo è il detonatore. Ora vedrai. Prima metto qui un po' di polvere nera, poi il detonatore e infine un po' di ovatta. È una cosa tanto interessante che quasi quasi la farei per niente, solo che sarebbe contro i miei principi. Prendi. Richie, mettila in un angolo qualsiasi. Dove ti pare? Coraggio, è solo un po' di polvere fumogena. Dunque, quella è la bomba nell'appartamento di Simon Templar. Questo è lei, nel suo appartamento.
Prima, controlla che la frequenza sia assolutamente sintonizzata. E poi, quando è pronto... Ma deve funzionare sicuramente. Vedrà. Allora, ha visto, Nat? Come sempre, funziona. Bene. Molto bene. Il solo guaio è che dopo il fatto di Boyd sarà difficile mettere una bomba nell'appartamento di Templar senza che se ne accorga. E se il suo uomo ci nascondesse due bombe? Una che Templar dovrà ritrovare e l'altra... Si può fare, ma dovrà essere una bomba vera. Beh, sarebbe uno spreco, ma se vuole... Fane due, Herman. Fra quanto le avrai pronte? Beh, vediamo un po'. Se comincio domani mattina presto, potrei finire per il pomeriggio. Ma non puoi cominciare stasera? Stasera? Ma è impossibile, Nat. Oggi è mercoledì. È mercoledì, e con questo? C'è la prova del coro. Io suono l'organo. Compagnia dei telefoni, l'apparecchio è guasto. Chi lo dice? Beh, noi, signore. Aspettate. Un'ora fa andava bene, adesso è isolato. Va bene, entrate. Ci sono derivazioni? Sì, due. Una è di là, vi accompagno. Un'altra derivazione in cucina. Non c'è niente qui. Deve essere guasta la linea esterna. Controlleremo il cavo. Ci scusi per il disturbo, signore. Non c'è di che. Sarà riparato fra pochi minuti. Grazie. Ce l'avete fatta? È stata una cosa da niente, capo. Abbiamo staccato il filo prima di entrare nell'appartamento e l'abbiamo ricollegato quando siamo usciti. Non abbiamo mai fatto un lavoro tanto facile, vero, Ed? Yeah. Quando pensa di servirsene, capo? Stasera, non appena avrò avuto il trasmettitore. Ehi, capo, ma che succede? Sono quasi due giorni che sta giocando con quell'affare. Un giochetto al giorno il beccamorto ti toglie di torno. No, capo, non si dice così. È una mail al giorno che il medico ti toglie di torno. Sì, Oppi, raccontami di quei due che volevano riparare il telefono. Non mi lascio prendere in giro, lo sa bene. Ho controllato i loro documenti, tutto quanto. E il telefono era isolato, l'ho provato. Poi non si sono fermati più di 3 o 4 minuti. Alla fine hanno detto che era un guasto alla linea esterna. Così sono usciti e lo hanno riparato perché dopo il telefono funzionava. Ehi, capo,
Lei crede che forse non erano articoli genuini? Genuini quanto un diplomatico giapponese il giorno prima di Pearl Harbor. Mio marito è stato fedele membro della sezione 188 di Buffalo per più di 20 anni. Sinceramente sua, signora Grace Jensen. Bene. E per quello vorrebbe $100. Mia cara ragazza, è autentica dinastia Ming. E allora? E allora vale almeno $1,000, forse 1,500. Signora Grace Jensen, 76 Wellington Avenue, Buffalo, New York. Cara signora Jensen, mi rattrista molto apprendere che la vedova di Bert Jensen, che conoscevo molto bene, si trova in difficoltà finanziarie. Vengo subito da te, Ernie. Non c'è nessuna fretta, Nat. Sebbene il vaso che lei mi ha mandato sia soltanto... Attacca questa spina da qualche parte. Una cattiva imitazione di quelli autentici della dinastia Ming, mi faccio un dovere di aiutarla in ogni modo. Le accludo un mio assegno personale per $100, fraternamente suo. Facciamo 150, fraternamente suo, eccetera, eccetera. Sei proprio generoso, vero Nat? Anche con le vedove. Dove te ne vai? Al cinema. Resta qui. Non ho molta voglia di starti vicina, Nat. E non ho voglia di guardare quella roba. Non farmi arrabbiare, Verna. Non ti converrebbe. Ricordati che non sei più quella di 9 anni fa. La vuoi sapere una cosa? Tu e quel vaso fasullo avete parecchio in comune. Che razza di idiota. Beh, Herman, allora funziona? Naturalmente. Cioè, se il suo uomo ha fatto il lavoro come si deve. È stato facile. Una sotto il tavolo dove non poteva fare a meno di trovarla. L'altra è dietro il televisore. Oh, un bel lavoretto. E dove l'hai trovata? Sotto quel tavolo. Con i complimenti di Nat Grendel. E i complimenti di chi l'ha fatta. Potremo sempre scoprire da dove viene. Hai mai potuto avere prove simili contro di lui? No, ma c'è sempre una prima volta. Uberlach l'ha costruita. Ma non ti illudere che lui voglia parlare. Non ti dirà per chi ha lavorato. È il tipico prussiano tutto d'un pezzo. Non gli faresti aprire la bocca neanche con un piede di porco. E se la pensi diversamente, sei proprio un illuso. Dobbiamo continuare a tentare. Per quanto ancora? Finché non li incastriamo, legalmente. Non c'è un'antica dottrina giuridica che... se qualcuno si fa del male nel tentativo di commettere un reato, è soltanto colpa sua. Beh, per esempio, supponi che noi due siamo sull'orlo di un burrone e tu stai tentando di buttarmi di sotto. Io mi faccio da una parte... e sei tu a cadere. Nessun giudice al mondo potrebbe condannarmi per non essere stato là a farmi buttare di sotto. Di un po', me le farai pagare queste tue lezioni di tecnica giuridica? Ti spiego meglio. Passiamo ad un esempio reale. In questo istante, stasera, Grendel sta manipolando un apparato di controllo a distanza che dovrebbe far esplodere quella bomba e perciò ridurmi a pezzi. Tu come lo sai? L'ho sentito via radio. Questa qui è sintonizzata con un trasmettitore che ho nascosto nel suo appartamento. E si può sapere come hai fatto? Non è stato difficile. L'ho messo in un vaso mentre Grendel era impegnato a raccogliere i frantumi di una sua preziosa statuetta. Ah, molto pulito, proprio il tuo stile. Bene, è il momento.
Pronto, Nat. Sì, aspettavo una tua chiamata. Si ricorda di aver detto che non avrei avuto il fegato di ucciderla di persona? Sì, me ne rammento. Prima che lei crepi, volevo solo farle sapere quanto si è sbagliato. Nat, ti avverto in tutta lealtà. Non lo fare. Non provarci. È troppo tardi, santo. È troppo tardi per pregare. Non provarci. Ho trovato l'altra bomba. Non provarci. Non farlo, sarebbe il più grosso errore della tua vita. Non provarci. Ho trovato l'altra bomba. E così, grazie a Lester Boyd, un triste e tragico capitolo della storia sindacale di New York è stato chiuso per sempre. Spero sinceramente che quanto ho detto circa il defunto Nat Grendel non sia preso in alcun senso come un attacco contro quegli onesti sindacalisti i cui eroici sforzi hanno tanto contribuito all'eliminazione delle ingiustizie della classe padronale. Grazie e buonanotte. Evviva capo, lei è stato sensazionale. Grazie, Hoppy. Che ne pensa Jenny? Lester ne sarebbe stato felice. Grazie. Simon, lei ha rischiato la sua vita. Gliene sono profondamente grata. Oh, Jenny, non ho corso nessun rischio. Ho trovato le due bombe. Loro supponevano che io mi sentissi sicuro dopo aver trovato la prima e non avrei pensato all'esistenza della seconda. Ma a lei non potevano farla, capo. E la seconda è finita da Grendel nel suo appartamento. Già, in un vaso della dinastia Ming. Non sarebbe esplosa se Grendel non avesse premuto quel bottone. Ho preso l'idea da Shakespeare. Ricorda quella battuta? L'alchimista dilaniato dal suo stesso petardo. Ha, 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 ha